ora in onda l'angolo della geologia extra. Ciao a tutti cari amici di Radio Europa, io sono Maurizio, il vostro geologo di quartiere. Benvenuti a una nuova puntata dell'angolo della geologia extra. Oggi avremo una piccola curiosità. Oggi parleremo delle sabbie pliosceniche che si trovano a Siena. Vi ricordate quando abbiamo parlato dell'orogenesi appenninica, in cui abbiamo detto che l'Appennino praticamente si è alzato mentre stava ruotando e quindi era praticamente quasi esclusivamente la parte emersa? E poi che è successo? Alla fine, tramite sia moti tettonici che grazie alla regressione marina, ossia il ritiro dei mari, veramente si è avuto pian piano la penisola come la conosciamo oggi. E una delle testimonianze, ad esempio, che Siena prima era sott'acqua, è data da questa, da formazioni come questa. Questa è, amici, è la definita sabbia pliocenica. Ora, quindi, queste sono una formazione di chiamata sabbia pliocenica. La sabbia pliocenica veramente sono la classica sabbia come troviamo nei mari oggi, soltanto che succede? Che la sabbia ci testimonia che prima questo era in fondo al mare. Infatti la provincia di Siena sono stati trovati recentemente anche animali marini, come ad esempio i cetacei e molluschi e anche altri tipi di conchiglie. E questo infatti è il tipo di sabbia che come possiamo trovare ad esempio nei nostri mari. Questa è una bella formazione. Quindi questa, come possiamo vedere, è la sabbia pliocenica. E la sabbia, infatti, perché viene chiamata pliocenica? Ovviamente perché è del periodo pliocenico. Infatti questo possiamo vederla, si trova in questa via, dove chi è pratico un po' di Siena, chi ci vive, ha già capito dove si trova questa formazione. Benissimo, questo è tutto per il nostro speciale. Alla prossima. Ciao ciao.